Buongiorno, good morning, hello everybody, yeah! Dovremmo dare un altro nome questa mattinata, Enthusiastic Sundays, domenica di entusiasmo, non lo so. Allora, pronti per questa nuova domenica session di yoga bimbi e famiglie? L'enfasi è sempre sul divertimento, sulle energie, sull'entusiasmo. E questa è la forza che coinvolge tutti. Welcome to another session of Kids and Family Yoga. The emphasis is always on energy, on enthusiasm, and on fun, because this is what gets people, everybody involved and gets us all connected together. Allora, bene, prima di iniziare, mandiamo gli auguri a grande Lorenzo, super babbo, che oggi compie 44 anni! Mamma mia! Sempre più giovane! So we're sending out birthday wishes to Lorenzo, super dad, and he's 44 today. So have a great day, Lorenzo! Fai una giornata spettacolare, ora ci divertiamo! In questi incontri, comunque, il nostro invito è sempre di coinvolgere di più i babbi, perché quando scoprono poi il divertimento di giocare così, non li ferma più nessuno, eh? Hanno un po' di resistenza, poi vanno alla grande. So just saying, one of the things we really like from these meetings is that to get dads involved and playing with their kids. And you know, once dads understand work out how it is to play and how easy and fun it is, then there's no holding them back after that. Then they are just on the right piste after this. Allora, iniziamo. Con le orecchie. Ascoltiamo. Dove c'ho troppe cose qua. I've got so many things, I can't find anything. Allora, eccolo qua. Prima di iniziare, volevo solo raccontare questa cosa qui che c'è un po' di allergia in questi giorni. I've got a little bit of hay fever, you know, and there's this whole field. But I have this, my magic potion. Eh? Questa è la mia pozione magica, che è l'elicriso che ho raccolto l'estate scorsa. E funziona, è molto molto amara, però sembra che funziona. Ok, so I don't want to, what's the word, test my luck, but this is curry plant flowers that I gathered last summer, and it seems to be really good for my hay fever. Anyway. So anyway, let's go on. Ascoltiamo. Si sente? Poi c'è un microfono così. Dal vivo si sente più fine, eh? In live we can hear this till the very end. Again? Ci sono sempre milioni di suoni attorno e può essere anche questo già un bel divertimento, sentire tutti i suoni. Riuscite a sentire i suoni lontano? Can you hear all the sounds that are out coming from far away? Listen. Eh? Iniziamo così oggi, cantando il nostro compleanno. So we're gonna start singing our names today. Non vi sento, però la fate. Magari se la fate forte, vi sento. Ok? So if you. We're gonna sing our names. So if you do it loud enough, perhaps I can even hear. Antoni! Antoni, Antoni, Antoni! Ora voi cantate i vostri nomi tutti insieme. Everybody sing your names together. Wonder if I can hear you. Let me see. Sing loud! Antoni, Antoni. Vabbè,
si potrebbe anche fare tutta una giornata che si cantano. Dopo un po' diventa un po' complesso, eh? We could have a whole day where we just sing all day. It could be fun, it could also be a bit tiring, but anyway, just inputs. Iniziamo a danzare un po'. Non metto la musica, quindi senza musica. We're not gonna dance without music. The more stupid and idiot, the better, ok? Balliamo, il più idioti siamo, meglio è, ok? Perché è dirompente. Nessuno ci deve importare come sembra. Il più brutto quasi, meglio è. The more unsightly our dances are, the more fun they are. So, ok, everybody dance. Like listening to some sort of music. You could do anything, eh? Inventate le danze. Muovetevi. Stop! E ancora, let's go! Move your bum. Muovi il bacino. Stop! Ancora. Stop! Hey! Come stiamo? Ditemi un bel sì così. How are we, everybody? Give a big yeah! Yeah! Sì! Applauso con i piedi. Bene, io mi tolgo i calzini. Benissimo! Così applaudono di più. Ok, so feet together. Pronti? Fly like a butterfly, fly like a butterfly, fly like a butterfly in the sky. Fly like a butterfly, fly like a butterfly. Fly like a butterfly in the sky. Vola come una farfalla, vola come una farfalla su nel cielo. Bellissimo! Farfalle, creature meravigliose. Qualcuno c'è in giro qua. Beautiful creatures, butterflies. There are some of them around here somewhere. Sì! Farfalla, butterfly, flower. Fiore. Se non se fate così va bene lo stesso, eh? This is okay, but if you can, perché questo è un po' più difficile per il cervello, anche il corpo. This is a little bit more difficult for the body and the mind, eh? So, butterfly, farfalla, fiore. Butterfly, flower, flower, butterfly. Butterfly, flower, flower, butterfly, butterfly, flower. E cosa facciamo adesso? Beviamo il nettare. Pronti? Ancora? All that delicious nectar. Nose, two toes. Naso a dita dei piedi. Nose, two toes. Ancora? Wow! Yeah! Applauso per i piedi! Clapping the feet! Benissimo! Cerchio molto molto grande, un fiore enorme. Gonna do a really big flower now. There we go, so hold everybody else's hands. Yeah! Per arrivare a questo fiore grande, to get to this really big flower, we need our magic wings. Abbiamo bisogno delle nostre ali, quelli lì, grossi, 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 larghi, coloratissimi. Guarda che bell'ala, tutto colorato. Look how beautiful my wing is. Eh? What a beautiful wing. And the other one. Eh? What a beautiful wing. And look at your beautiful wings. Guardate le vostre ali che sono spettacolari, bellissimi. Eh? Ancora l'altra. Eccolo! Grazie,
grandi, se tira troppo, un po' di allenamento a casa, So if parents, if it's like really pulling it, a little bit of practice to do at home, a little bit, perché sentiamo meglio quando si scioglie tutto qua dietro. We feel better when our body is loose, yeah? Ecco. Bel respiro. E tutte e due le gambe. Pronti tutte e due, le ali insieme. Poi se... Oh, attenzione. Fai sicuro che non c'è niente dietro, muri, mobili, persone. Make sure there's nobody behind us. But, you know, if we fall over, it's cool, eh? Whee! C'è un sasso qua sotto. Aiuto, un sasso! Pronti ancora? That was and whee! Oppa! Whee! Oppa! E ancora. Bene, visto che ci siamo, facciamo i rotoloni, ok? Since we're here, we're gonna do some rolling around. Look. Uphill, it's really difficult. È molto difficile in discesa. Proviamo. Benissimo, un applauso con i piedi. Wonderful, wonderful, wonderful. Allora, pronti? Allora, dove? Buongiorno a tutti, eccomi qua, Marti il Marziano. Here I am, Marty the Martian! Io vengo da molto lontano, Vengo da Marte, il pianeta rosso! Mamma mia, I come from Mars! Mars? Yes, the red planet far, far away! Whee! Vi state divertendo, bimbi? Sì! Vi state divertendo, grandi? Sì! Are we having fun, everybody? Yeah! Wow, very, very good! Quando vengo sulla Terra, mi piace sempre giocare con i miei amici. Ve lo presento, i miei amici? Sì! When I come to the Earth, I love to have friend play with my animal friends. Would you like to see and play with my animal friends? Yeah! I want to play with you guys too, eh? Voglio giocare anche con voi. Quindi andiamo a conoscere i nostri amici animali adesso? Sì! Allora vi saluto e alla prossima! Ciao! Ciao a tutti! Ah, grazie Marti! Molto grande piacere che sei venuto qua direttamente da Marte. It's great that you came, Marti, directly from Mars today. So, andiamo a conoscere un amico animale di Marti il Marziano. Ci sono tutti qua, vediamo un po'. Ecco, proprio quello che volevo trovare, non lo trovo. Allora, andiamo direttamente allora con il leone. Come si dice leone in inglese? Lion! How do you say lion in Italian? Leone! ok, va bene. Allora, il leone. Che suono fa il leone? What sound does the lion make? Fatemi sentire, forza! Uno, due, tre! So let me hear your lion roars. One, two, three. Questa fa molto bene al coraggio, eh? Al coraggio e anche per scaricare un po', eh? One, two, three, again. Facciamo un leone, quello lì, terribile, arrabbiatissimi. Un leone proprio... So really super, super angry, hungry... whatever you like,
Lion. E ora facciamo un leone che è molto simpatico invece, ok? Ok, so more friendly lion now. I leoni piacciono dormire, quindi già facciamo un piccolo riposo da leoni, ok? So lions, they love to have a big rest. So let's already have a bit of a rest, lie down. Ah, che bello riposare un momento. Oh, wow, so nice just to relax. Ah, che bello dormire un po' da leoni. Sì che i leoni sanno dormire. Lions, they know how to sleep. Yeah, they know how to rest. Wow, yeah. Ok, stiriamo. Bene. So now we have Mr. Gorilla. Mr. Gorilla, eh? Gorilla in inglese, gorilla in italiano. In spagnolo, goriglia. Allora, pronti? Poi prendiamo un bimbo sotto il braccio. Così? Eh? E Babi, super Babi. Bimbo sotto il braccio e... Wow. E cambio braccio. Stancante, eh? Questa è la tiring, eh? Questa è la tecnica che si usa i nativi per portare i bimbi quando devono correre. This is a native technique when you have to run with kids. You put them under the arms, mettete anche due bimbi sotto il braccio e correte, eh? Meglio che in braccio, così. Se dobbiamo sapere. Allora, torno alle gorille ancora. Ok, very good. Allora, il nostro amico, chi facciamo? Eccolo. Ciao, ciao. Vi ha dato una bella leccata a tutti quanti. He's licking everyone's faces. E questo è un cane. In inglese? Dog. Yes, this is a dog. Facciamo il suono da un cane tutti insieme. Let's all make dog noises. Ecco, è un cane felice. Cosa fa? What does a happy dog do? He sticks his tongue out. And he wags his tail. E anche scodinzola. E anche l'altra gamba. E poi guarda, si stira anche un po'. He stretches his back. And like this too. He stretches his back and his legs. Bellissimo. E si stiracchia ancora. E poi va a fare una corsa. Questo cane, he's gonna go for a big run. Okay, so 1, 2, 3, run.
Anche I grandi, also big people, go! And roll on your back, rotolarsi la schiena, e corre, corre, e rotolarsi la schiena, e corre, e rotolarsi la schiena, ui! E corre, e corre, e corre! Bene, torniamo! Sì, yeah! Uno dei segreti per giocare con I bimbi è di tirare fuori ancora più energie di loro. Forse è impossibile. So one of the secrets of playing with kids is to have even more energy than them. But I don't know if this is actually possible, to have more energy than kids. But we could try, But we could try. Possiamo provare. Allora, che animale incontriamo adesso? Forse incontriamo... un'anatra, bellissimo. In inglese come si dice anatra? Duck. How do we say duck in Italian? Papera o anatra, ok? Allora, pronti? Le anatre camminano così. Questo è faticoso, grandi, però lo facciamo. This is a bit tiring for adults, but we're gonna do it anyway. Ok, camminare così. No, this is, questa è una gallina. Quack 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 quack. E l'anatra si mette a dormire sotto un'ala. The duck goes to have a sleep under one of his wings. Ah, and under the other wing. Quack quack quack. E le anatre spiccano il volo e volano. They're gonna fly these ducks now, okay? So e via! Go, fly! Yeah, yeah! Applauso con I piedi! Woo! Profondo con le braccia, deep breath the arms. Again. Again. Brilliant! Allora. Cuckoo! Cucù, 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 cucù. E questo è un gufo. In inglese si dice? Questo è difficile. Owl. This is an owl. How do we say this in Italian? Gufo, gufo, owl, gufo, very different words, sono parole molto diverse. Sentiamoci, fate tutti quanti il suono di un gufo. Non vi sento, più forte, I can't hear you, do it louder. I gufi girano la testa quasi dappertutto, quasi tutto, fanno tutto il giro. Owls, they can turn their heads like almost all the way around. So, perching, siamo sulla avampiedi, così, with our just on our toes, like this. And we're gonna turn our heads around. Turn our whole bodies around, giriamo tutto dietro. E giriamo dall'altra parte. E giriamo dall'altra parte. E giriamo ancora dall'altra parte. Bellissimo! Eccolo il signor gufo. He's Mr. Owl. Ancora un animale? Che dite?
Sì! Allora. Mr. Octopus, eh? Signor Polpo, Polipo, io trovo Polipo più simpatico che Polpo, no vabbè. Mr. Polipo, lui ha quante ante? Ante, tentacoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah? Ah! 8, ce l'ha 8 tentacoli, 8 tentacoli. Allora, con questi 8 tentacoli, noi abbiamo quanti tentacoli? 1, 2, 3, 4, and like a little bit for a head. È una parte piccola per la testa, ma muoviamoci, muoviamo tutti. Ecco, bellissimo. Bellissimo, beautiful, beautiful octopus movements. Octopus movements. Poi se ci mettiamo uno davanti all'altro, if we sit one in front of the other, everybody lifts up their legs, then we have 8. Se ci alziamo seduti uno accanto all'altro, uno davanti all'altro, abbiamo 8 tentacoli. Bellissimo, eh? Bellissimo. Bene. Protendo le braccia. Allora, ora. Eccolo, la tartaruga, eh? Come si dice tartaruga in inglese? Tortoise o turtle. How do you say turtle in Italian? Tartaruga, eh? Allora, la tartaruga è un simbolo potente per lo yoga. Tortoise is a powerful symbol in yoga perché sono animali molto longevi, eh? They are really long-lived animals. E poi c'è questa, come dire, concetto di ritirarsi quando c'è bisogno nel proprio guscio, di sentirsi protetti. You know, there's this feeling of going inside your shell and being protected and ritirare i sensi anche per ascoltarsi. Like bringing our sense inside us and listening and feeling how we are. Sentire come ci sentiamo. Allora, tartaruga dharmikasana, la posizione della tartaruga l'abbiamo già fatta, la rifacciamo così e andiamo dentro. Ecco, so we're doing the tortoise pose now, ok? Ecco. Bene. Questa la possiamo fare molto più lungo. We could do this for much, much longer. Se sentiamo il bisogno di raccoglierci un po', che è troppo, sentiamo sopraffatti, ci respiriamo, siamo calmi qua. So you could stay there in this tortoise pose for a lot longer, you know, especially when everything's a bit overwhelming and we need to reconnect ourselves. We just go in, close ourselves down. And then when we finished, torniamo e siamo di nuovo freschi e disponibili per tutti. Ok? Allora, I was saying we can go into the tortoise shell and then we can, when we feel ready, then we come out again and then we can be with everybody. Allora, stiamo venendo alla fine di questa lezione oggi. We're coming to the end of the lesson today. Allora, avevo messo un link per dei mandala che si può stampare. Okay, I put like a link up there for some mandalas that we can print up. And there are lots of different mandalas on this page. But this is one I thought could be quite easy for people to do. Si può fare prendere un foglio a testa. Si può prendere, we can have a page each, or we could do a color it together. C'è chi dice il mandala
che bisognerebbe iniziare dal centro, poi lavorare fuori. Io sono un po' più libero su questo, l'importante è di farlo in silenzio, concentrati, ok? So, some people say you should start the mandalas from the middle, but I'm a little bit freer than this. So I think the important thing is just to do it quietly and take your time. And, you know, smaller kids, they go outside of the lines, and that's okay, you know? E i piccoli bimbi, loro vanno fuori le righe. E questa va bene, no? Non importa, non... È un'attività molto semplice da fare insieme. Ci sono tanti libri da colorare sui mandala. E adesso la approfondisco questo mondo dei mandala, di colorarli. So I'm gonna take some more time and study these things about mandalas a little bit more, because there's a lot of hidden potential. The sacred geometry, queste geometrie sacre rispecchia poi il cervello, e questo. Come vogliamo finire oggi? Qualcosa con il respiro sempre, importante. Allora, immaginiamo di avere delle piume sulle mani. Imagine we've got like some feathers on our hands. I'm just blow them. Piumi sulle mani. Se avete dei piumi a casa, fate come i piumi, eh? So if you've got like feathers at home or like light things, you know, like soffia. Cos'altro possiamo fare? Se lo trovo, forse qualcuno, forse, ha delle palline da ping pong a casa, chissà. Questi qua è facile, è un gioco facile, metti per terra, soffi, e l'altra persona soffia, e soffiate, fate una soffia. Questo è lavorare col respiro. Quindi per oggi direi che terminiamo qui. So today I think this is we can end here. So have an amazing day. Passate una giornata veramente fantastico, meraviglioso. Mi piace sempre sentirvi. Se volete scrivetemi. I always like to hear from you. So if you like, write something to me. E ci vediamo domenica prossima. Ok? Let's see you again next Sunday at 10:30. Buona giornata a tutti. Ciao!